Allora, cominciamo. Benvenuti a questo incontro. Allora, questo incontro è organizzato dal Comitato per la difesa dei posti di primo intervento, anche in risposta a quelle che erano state gli ultimi sviluppi nei mesi scorsi. Riguardo alla delibera 139 che noi avevamo contestato con la raccolta delle firme, possiamo dire che una concretizzazione maggiore si era avuta attualmente a distanza di 2 anni con una determina che andava a specificare che cos'era il fantomatico posto di accoglienza territoriale, che in qualche modo invece prima nella 139 non si sapeva che cos'era. Ed è firmata il 15 novembre 2017. Molte volte uno si pone il problema, viene fatto firmare un qualche cosa a distanza di quasi 2 anni da quello che era stato definito in precedenza in maniera molto vaga, in quanto la 139 parlava della chiusura dei posti di primo intervento che venivano in qualche modo sostituiti da un'accoglienza senza definire che cos'era questa accoglienza. Mi collego anche alla conclusione in qualche modo che era stata fatta nel giorno dell'inaugurazione dell'ospedale di comunità da parte del Presidente della Regione Ceriscioli, in cui diceva che siccome il Ministero della Salute prevede la presenza di un ospedale ogni 300.000 abitanti e visto che nelle Marche non c'è nessun comune con 300.000 abitanti, nessun comune avrebbe diritto di avere il suo ospedale e per questo motivo i 5 ospedali andavano in qualche modo costruiti in maniera decentrata. A questo punto la mia riflessione, ma la nostra riflessione anche del Comitato, è: se c'è un ospedale, un mega ospedale che poi ancora non sì, è stato definito che forse dovrebbe essere costruito alla Pace di Macerata per il nostro area vasta, in qualche modo però non esiste, ancora dovrà essere valutato, costruito, il nostro pronto soccorso effettivo dovrebbe essere in quel posto, ma noi come cittadini come facciamo ad arrivare al nostro pronto soccorso reale? E la riflessione è pure che se nelle Marche, come ha detto il nostro Presidente della Regione, non c'è nessun comune con 300.000 abitanti, forse un motivo c'è. E il motivo è che le Marche non sono come la pianura padana, le Marche non sono come Roma e il calcolo di un ospedale ogni 300.000 abitanti forse va rivisto oppure va modificata proprio la struttura, non può essere inventata la sanità nel territorio, deve essere misurata in base al territorio effettivo che è delle Marche. E da una parte è importante anche il fatto che noi possiamo accedere ai nostri posti, punti di emergenza senza grosse difficoltà, cosa che attualmente vediamo che non è fattibile. Il punto di primo intervento qui Recanati si è mantenuto, anche perché grazie a tutti voi, proprio lo scorso anno facevamo direttamente la manifestazione, hanno promesso che rimaneva. Però con 2 medici, solo 2 medici che si alternano mantenendo le cure intermedie di sopra e il punto di primo intervento. E logicamente è uno stato funzionale che non può mandare avanti un servizio effettivo. Quindi è una sì, mantenere un qualche cosa, ma sicuramente in una situazione molto critica che andrà poi sicuramente a finire. Quindi in qualche modo quello che si continua a richiedere è la presenza di una distribuzione più capillare delle nostre realtà di emergenza, anche perché in base a tutti i vari provvedimenti tutte le varie situazioni vanno a gravare su delle figure professionali che in qualche modo sono destinate in qualche modo nel tempo a
cedere, vengono portate con l'aspetto delle cure intermedie, vengono chiamate in carica i medici di cure primarie, cioè i medici di medicina generale, quando sappiamo che a livello nazionale i medici di medicina generale tra 10 anni avranno un calo enorme del personale, perché la maggior parte hanno la mia età o superiore alla mia e quindi andranno in pensione nei prossimi 10 anni. E quindi di conseguenza non c'è il ricambio. Quando viene gravato anche tutto l'emergenza sul 118, in cui il personale è già carente adesso e in qualche modo in seguito sarà ulteriormente carente, perché in qualche modo c'è un filtro che in qualche modo impedisce il ricambio in questo modo. Quindi se noi andiamo a riflettere, tutto questo progetto è un progetto che è già in crisi adesso e che andrà ulteriormente in crisi. Come costruire un qualche cosa più adeguato a noi? E in attesa del mega ospedale o dei mega ospedali che ci sono nella regione, perché non far funzionare meglio quelle realtà capillari che in qualche modo ci danno già un sostentamento, piuttosto che rendere ulteriormente critiche? Quindi il territorio ha bisogno di punti più capillari e gli ospedali del territorio devono avere dei progetti più concreti. Allora, proprio per questo era importante avere una visione anche più precisa da dei tecnici, e quindi io passerei la parola al dottor Morosini in merito anche alla sua esperienza su questo campo e quello che secondo la sua opinione potrebbe essere. Io credo che, tanto buonasera a tutti, io credo che noi siamo al punto in cui ci dobbiamo domandare perché il Servizio Sanitario Nazionale, da grande sogno che è stato negli anni Ottanta, sia diventato un grande fallimento. E come si è arrivati al fallimento del Servizio Sanitario Nazionale? Ci si è arrivati attraverso una serie di percorsi che all'apparenza sembravano tutti, come posso dire, influenti o scarsamente rilevanti, ma che alla prova dei fatti si sono rilevati un ritorno indietro dall'assistenza globale per tutti i singoli cittadini a un'assistenza di tipo assicurativo, e questo è quello che sta accadendo non solo in Italia ma anche in Europa, in Olanda in particolare, che era un altro dei capisaldi dei servizi sanitari nazionali. Allora dobbiamo fare un attimo o un passo indietro e dirci che cos'era il Servizio Sanitario Nazionale. Si parte addirittura dalla introduzione in Costituzione italiana del diritto alla salute, e lì forse c'è stato un po' di confusione nei termini, però lasciamo perdere e andiamo avanti così. Il diritto alla salute è un diritto fondamentale delle persone e a tal fine vengono istituiti dei servizi sanitari attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Prima di questo c'erano le mutue, ma molti di voi se le ricordano, molti sono giovani, non sanno che cosa sia, però l'assistenza era erogata in funzione di una cassa mutua che era gestita da contributi dei lavoratori. Quindi c'era chi aveva l'INPS, chi aveva l'INADEL, chi aveva l'ENPAM e chi aveva una serie di cose, e essenzialmente chi aveva l'INPS magari aveva diritto a fare determinate cure, determinati esami, chi aveva un'altra assistenza non aveva pochi diritti e molti li doveva pagare. Quindi i punti cardine su cui si è costruito il servizio sanitario era, primo punto, l'equità, perché con le assicurazioni il servizio era diseguale, cioè non era uguale per tutti. Il secondo punto
era la solidarietà, che vuol dire solidarietà, poi lo vedremo anche meglio, che il servizio sanitario veniva finanziato da una quota parte delle entrate tributarie dello Stato, cosiddetto PIL, e in pratica oggi siamo arrivati al 9% del PIL, che è la quota che finanzia il servizio sanitario nazionale italiano. Ecco, badate bene, no? Che quando uno dice ma che c'entra il PIL con la salute, il PIL è il pilastro della salute, perché se non ci sono soldi non ci sono servizi, no? Quindi non si esce da questo discorso. Certo è che l'erogazione dei servizi è funzione di scelte politiche fatte a monte dai politici, cioè un politico decide che dà il 20% del PIL alla sanità, toglie i fondi all'esercito, toglie i fondi alla scuola e investe tutto nella sanità. Quindi sono scelte politiche che dovrebbero essere sottoposte alla verifica del voto da parte dei cittadini. Il terzo aspetto fondamentale era l'universalità. Il cittadino era libero di farsi curare dove lui riteneva che avrebbe avuto le cure migliori. Quindi una persona di Palermo poteva andare tranquillamente a curarsi, sempre pagato dallo Stato, a Torino, a Milano, a volte anche all'estero. Questo non era previsto, ma si poteva fare. E l'altro aspetto è che ci doveva essere la continuità della cura, cioè se io vado in ospedale, mi dimettono e ritorno a casa, qualcuno a casa nel territorio si deve prendere cura di me e lo dovrebbe fare in continuità e non in contrapposizione con chi mi ha curato in precedenza all'ospedale. Allora, questo era quanto di meglio si poteva scrivere e quanto di meglio sicuramente si è cercato di fare. In quale modo? Allora, ospedali, territorio, prevenzione, psichiatria. Quindi questi sono i servizi essenziali che sono garantiti dal Servizio Sanitario Nazionale. Poi è incominciato il problema: all'ospedale mi curano meglio di come mi curano a casa. Quelli della prevenzione, ma che fanno dalla mattina alla sera? La psichiatria, lasciamola stare, perché andava a sostituire i manicomi che venivano chiusi per la legge Basaglia. In tutta questa situazione cos'è che vogliono i cittadini, quindi dall'ospedale, dal territorio, dalla prevenzione e dalla psichiatria? Vogliono un servizio sanitario accessibile, efficiente e tempestivo. Questo è quello che chiedono, poi lo vedrete, perché vi darò i dati del PIT, del Tribunale dei Diritti del Malato, che esamina le proteste, le segnalazioni che vengono fatte dai cittadini. Allora, che vuol dire un servizio sanitario nazionale accessibile, efficiente e tempestivo? Chiamatelo come vi pare, io punto di primo intervento, oppure chiamiamolo punto di prima assistenza, di primo momento d'accesso, punto di primo riferimento. Cioè, se non c'è un punto di primo riferimento, manca questi criteri fondamentali: accessibilità, efficienza e tempestiva. Purtroppo non c'è una connessione internet, se no io vi avrei fatto vedere come già, ad esempio, la tecnologia aiuta a capire che cosa succede là dove ci dovrebbe essere la tempestività, l'accessibilità. Allora, sto leggendo, ho fatto una googolata,
mi sono collegato all'ospedale di Ascoli Piceno, dove ho lavorato, quindi ho contribuito alla realizzazione di questi software che consentono alle persone di verificare com'è la situazione nei pronto soccorsi. Allora, in questo momento ad Ascoli Piceno ci sono due pazienti che hanno avuto un codice giallo, un paziente che ha un codice rosso, un paziente che ha un codice verde, un solo paziente che ha un codice verde. I tempi di attesa sono questi. Il codice rosso non attesa, quindi probabilmente è già dentro la sala diagnostica. Gli 11 pazienti con codice giallo hanno 141 minuti di attesa in questo momento. Il singolo paziente con un codice verde ha un'attesa prevista di 262 minuti. Allora, uno prende il suo cellulare, se ce l'ha, si collega, perché è a disposizione del cittadino, basta avere una password, e dice: adesso mi fa male la pancia, vado in ospedale, probabilmente mi danno un codice verde e devo stare lì 262 minuti, non ci vado, rimango a casa e trovo il modo di avere una risposta diversa. Quindi che gli manca? Gli manca un punto di primo riferimento, perché se decide di rimanere a casa e se il male ce l'ha, a qualcuno deve fare riferimento, questa persona deve in qualche modo cercare, quindi chiamerà la guardia medica, che però per quella struttura che si è creata negli anni non viene considerata una buona medicina da parte della maggior parte degli utenti. Quindi come si fa ad avere la possibilità di avere un punto di primo riferimento quando non ci si fida di determinate strutture e si va a cercare la struttura che si ritiene migliore? E voi capite subito che c'è un grosso ostacolo a poter risolvere questo aspetto. E allora che cosa si deve fare? Ecco, il primo punto: bisognerebbe in qualche modo evitare di pensare che la struttura, cioè il contenitore, dia risposte di salute. Voi in questo momento pensate: no, manteniamo l'ospedale e avremo risposte di salute, quindi il contenitore elargisce salute. Ma non c'è idiozia più idiota di questa, perché dipende tutto cosa c'è dentro il contenitore. Quindi se faranno 5 ospedali, d'accordo, ogni 300.000 abitanti, tutto quello che volete, sono scelte politiche che possono anche essere discusse e votate, ammesso che ci sia una reale partecipazione ai processi decisionali della sanità. Ma il punto è, su questo ospedale che deve servire 300.000 cittadini, chi ci deve stare dentro? Perché non è che tu fai un ospedale e quello elargisce salute e quindi basta entrare lì dentro, uno respira l'aria dell'ospedale e guarisce. Purtroppo non funziona così. Quindi cos'è successo? È successo che le persone hanno incominciato già da subito, dall'inizio del Servizio Sanitario Nazionale, a un discorso fai da te. Cioè, vedevano il Servizio Sanitario Nazionale, io dicevo così allora, come un supermercato. Io vado, voglio quello, pretendo che quello mi sia dato. E per un po' i servizi hanno soddisfatto questa esigenza. Ma perché? Perché il costo dell'erogazione dei servizi era compatibile con la percentuale di PIL che era dedicata alla sanità. Però più aumentava la richiesta dei cittadini, più c'era un problema di corrispettivo economico. Quindi, da una situazione iniziale che era il piedi lista, tu comunque dai tutto a tutti,
poi ci pensa lo Stato a pagare per tutti. Ed era questa la situazione. Quindi quando si è arrivati prossimi al fallimento economico, un po' come le pensioni, hanno capito no, così non si può fare, tocca aziendalizzare il servizio sanitario nazionale. Quindi l'hanno aziendalizzato, ma in questa situazione, avendo anche modificato il fatto che non si pagava più a piedi vista e quindi c'era la necessità di avere dei programmi di cura o delle situazioni di cura o dei costi di cura, cercando di avere la miglior cura possibile al minor costo possibile, questo non ha funzionato e sono incominciati i ticket, che allora venivano chiamati ticket morigeratori, che dovevano tendere a ridurre la domanda inappropriata di salute che chiunque faceva perché credeva o magari lo sentiva per televisione o gliene aveva parlato l'amico, il vicino di casa, e dice, sai, c'ho questo, sai, io ho fatto questo e è andato tutto bene, quindi allora andava dal medico e diceva, io vorrei fare queste cose. Quindi incominciano i ticket morigeratori e io, fra i tanti, ero favorevole al ticket morigeratore della richiesta, fin tanto che oltre 10 anni fa feci una prima relazione che la chiamai il ritorno delle diseguaglianze, primo fallimento di quell'aspetto che avevamo visto all'inizio della volontà. Perché il ritorno delle diseguaglianze? Perché fin tanto che il ticket doveva morigerare le richieste inappropriate di prestazioni sanitarie, poteva anche andare bene, ma quando il ticket con Monti nel 2010 diventa una tassa, che è una tassa chiamata di solidarietà, chiamatela come vuoi, i famosi 10 euro su ogni ricetta, quella è una tassa che non morigera niente, che tutti pagano, no? E che in qualche modo ha creato e aperto le porte al privato. L'hanno fatta apposta, è successo. Io onestamente non vi so rispondere, ma che vuol dire che c'era il ritorno delle diseguaglianze? Vi faccio il mio esempio. Io, se le persone mi conoscono, sanno che sono molto dimagrito rispetto a 5 anni fa. E questo dimagramento è stato voluto perché 5 anni fa ho avuto un bruttissimo problema alla schiena, che tra l'altro mi ha risolto poi alla fine Marzola Recanati, e gli sarò grato per l'eternità. E poi il problema nasceva che io non mi muovevo più, cioè dormivo seduto su una sedia per il mal di schiena, non riuscivo a stare sdraiato per più di 5 minuti, il dolore terribile non passava neppure con gli oppiacei. E quindi ero in una situazione disastrata, tutti mi dicevano ti devi operare, e io dicevo sì, ma devo fare gli esami. E dice, perché non li fai? E dice, perché se io devo fare una risonanza magnetica e stare sdraiato in un lettino di legno per quei 45 minuti, non ce la fa, ve lo dico da subito, non ci provo nemmeno a entrare, perché alla fine suonerei l'allarme e dovrei uscire. Quindi aspetto di star meglio, ma non stavo mai meglio. Erano passati circa 4 mesi che andavo avanti con questo dolore, fin tanto che, leggendo le novità della sanità, leggo che l'Humanitas a Milano ha comprato 2 macchine di risonanza a 6 Tesla, quella che c'è in zona non arrivano più di 1,5 Tesla, Tesla è l'unità di misura magnetica che valuta la potenza di queste macchine, che riuscivano a fare un esame della colonna intera in 12 minuti. Allora, telefono, prende appuntamento,
non dico neanche che voglio pagare perché lo credevo sottinteso, ma non era un problema, l'avrei comunque fatto perché in 12 minuti avrei resistito, ma per curiosità mi sono informato e dissi: ma se lo faccio con il foglietto rosso del Servizio Sanitario Nazionale, visto che c'è l'universalità e quindi posso farlo per legge dello Stato, quanto deve pagare il ticket? Dice: qual è il suo reddito? Supera i 60.000 euro all'anno? Li supero, sì. E allora lei spende 120 euro. E gli ho detto: se vengo a pagamento 140. Cioè, voi che pensate che cosa avrei scelto? E poi ci dovevo aggiungere i 10 euro della legge finanziaria, perché quella è legge finanziaria, quindi non rientra nel reddito, 10 euro per tutti, sia che guadagni 60, sia che guadagni 5. Adesso pare che l'abbiano modificata ed era abbastanza ora. Ebbene, sono andato, ho verificato che le ernie erano più di una, quindi l'intervento diventava complicato e Marzola, con una anestesia peridurale, mi ha risolto il problema e io sto bene. Sono dimagrito perché non posso pensare di star male come sono stato male, però voi pensate quante persone sono in grado di spendere 140 euro per avere una risposta efficiente, sicura e aggiornata? Poche. No, quindi cosa siamo ritornati? Alle mutue? Siamo ritornati a chi può permettersi di avere cure, quindi siamo ritornati alle disuguaglianze delle assicurazioni. Ed è tanto vero questo che chi ha capito che era più conveniente pagare piuttosto che rivolgersi con la ricetta rossa al Servizio Sanitario Nazionale sono state le assicurazioni dei compagni, le assicurazioni rosse, le COP, che hanno inventato un sistema assicurativo che si chiama Unisalute, che funziona benissimo. Uno si iscrive a questo Unisalute e può fare in tempi brevissimi, 3 giorni, 4 giorni, una risonanza al costo di 20 euro, ma magari non la fa, che è praticamente il ticket, non la fa a 6 Tesla, però no, non sempre c'è bisogno di usare una macchina a 6 Tesla, lo si può fare più semplicemente se il fastidio non è importante anche con macchine meno potenti. E la cosa è tanto grossa che il recente, qui c'è un sindacalista e può anche confermarlo, i metalmeccanici quando hanno rinnovato il contratto non hanno voluto i 20-30 euro di aumento che proponeva il governo, ma hanno voluto l'iscrizione all'Unisalute. Siamo tornati belle e buoni alla situazione delle mutue dell'assicurazione. Chi può difendervi? Chi può difendervi? Non certo Monti, che quando mise questa tassa, questa legge finanziaria, lanciò là e dice: però qui tocca cominciare a ripensare a un servizio sanitario che non possiamo più permetterci. Voleva fare un'operazione tipo le pensioni. E l'operazione l'hanno fatta, mascherata, nascosta. Quindi siamo ora ritornati a una situazione in cui il servizio sanitario di tipo nazionale è fortemente indebolito da una concorrenza di tipo assicurativo che viene fatta, quindi stiamo andando verso un modello americano. D'altra parte Obama voleva il modello europeo, ora Trump glielo fa ritornare indietro su questa scelta e noi ci adeguiamo a tornare a quello che era il modello americano, cioè il modello americano è quello che viene adesso propagandato come il modello più efficiente perché chi può
e ha un buon lavoro, ha un buon reddito, si paga l'assicurazione. L'assicurazione non copre sempre tutto, non è che tutte le assicurazioni sono uguali, per cui chi ha un'assicurazione sulla salute va in ospedale e si sente dire: scusi, che carta di credito c'ha lei? Dice: allora questo non è l'ospedale per lei, provo quello più avanti. È la verità, non vi racconto niente di strano. Dopodiché però un minimo di welfare lo fanno, quello che loro chiamano Medicare, cioè, e qui pure Obama aveva alzato i limiti del reddito per dare l'accesso a un servizio sanitario totale gratuito, e ora questi minimi stanno di nuovo riscendendo, quindi sicuramente ci saranno altre persone che non avranno più assistenza sanitaria, quindi i poveri, un'assistenza sanitaria che è ben fatta, credetemi, è ben fatta. Quindi anche se è gratuita è ben fatta, i ricchi si scelgono dove farsi curare. Chi ha ancora un servizio sanitario nazionale universale, totalmente gratuito e pagato dallo Stato? Neanche più l'Inghilterra, che l'ha inventato, in parte ha introdotto dei costi aggiuntivi, quindi sono rimasti il Brasile, il Canada, la Francia, però lì prima paga il cittadino e poi viene rimborsato, c'è questa morigerazione nelle richieste, che devi prima tirare fuori i soldi tu e poi hai il completo rimborso, e adesso non me li ricordo. Poche nazioni comunque hanno ancora un servizio sanitario globale. Se quindi ritorniamo al nostro rapporto della cittadinanza attiva sulla salute, tenuto conto di tutto questo excursus, cosa viene fuori? Viene fuori quello che era nella logica delle cose. Era nella logica delle cose il ritorno delle diseguaglianze, quando il ticket non era più un morigeratore. Era nella logica delle cose pagarsi le prestazioni diagnostiche quando le liste d'attesa e i sistemi morigeratori non hanno funzionato, le liste d'attesa non rispondono in tempo reale ai bisogni delle persone. Quindi il rapporto ci dice che per accedere alle visite specialistiche sono aumentati i tempi di attesa, 40,3% di aumento. Le liste d'attesa sono un problema, ma io credo che chiunque abbia bussato alle porte di un ospedale queste cose le sappia, no? Cioè, se uno deve farsi un intervento deve aspettare per il 28% dei casi, gli esami diagnostici il 26,4%. E 37 su 100 si lamentano dei costi elevati del ticket, di questa spesa off pocket, come la chiamano in America, fuori di tasca propria, perché non ce la fanno a pagarla. Ma oggi, se uno vuole in tempi brevi una risposta, questo deve fare, o se la paga per 30 volte su 100 o si mette in lista come quel codice verde che sta ad Ascoli e che ha 262 minuti ad aspettare l'intervento del soccorsista. L'8% dice però no, e l'ospedale mica va bene. E dov'è che non va bene l'ospedale? Perché bene o male gli italiani sono contenti del servizio fornito dall'ospedale. Non va bene nell'emergenza e urgenza. Ed ecco qui il punto fondamentale, questo lo possiamo lasciare perché poi diventa noioso, il ritorno delle diseguaglianze ve l'ho già detto, la legge non importa, quindi credo di aver chiuso il mio discorso, quindi il punto fondamentale è ritornare alla possibilità di avere un accesso veloce, pronto, adeguato, tempestivo, efficiente, accessibile. Ricordatevi queste parole: accessibile, efficiente, tempestivo. Cosa volete voi?
un servizio sanitario accessibile, efficiente e tempestivo. Non dovete chiedere nient'altro, no? Come può essere dato questo servizio sanitario accessibile, efficiente e tempestivo? Se c'è un punto di riferimento per la popolazione, per i suoi problemi di salute, un punto di rapido accesso, chiamiamolo punto di primo intervento o punto di primo riferimento, vi ripeto, chiamatelo pure, lo collochiamo qua dentro, lo collochiamo dove vi pare, l'importante è che cosa ci mettiamo dentro, qua dentro, per dare accessibilità, efficienza e tempestività. Non è l'importante queste quattro mura che dove si dovrebbe svolgere. Quindi è chiaro che la battaglia va fatta, ed è per questo che mi sono lasciato coinvolgere, anche per antica amicizia, dal mio amico Asterio, a raccontarvi queste cose, perché è un po' di tempo che non avevo più voglia di parlarne o di dirle, perché secondo me non c'è speranza, ma lui è un ottimista, lui la speranza ce l'ha, ce la mette, e allora se c'è da fare qualcosa, c'è da fare, da salvare il punto di primo intervento sicuramente, o il punto di primo riferimento. Per me l'unico modo per arrivare a una soluzione non è protestare, non è firmare, non è fare marce, perché non servono a niente, nella mia esperienza sono state sempre del tutto inutili, è fare in modo che salti la legge regionale numero 13 e sue varianti. Solo attraverso un cambio della legge 13 e quindi un ritorno a maggior territorialità anche decisionale, e chiudendo la Surunica, l'unica azienda regionale, c'è una speranza, perché ogni 100.000, 60.000, 50.000, lo discuteremo, ci sia un punto di primo intervento, di primo riferimento. Dove lo metteremo? A scarsa importanza. Dove costruiranno l'ospedale per la provincia di Macerata? Chi se ne frega. L'importante è che ci dicano cosa c'è dentro, e se dentro quell'ospedale c'è una pronta accessibilità e un servizio tempestivo ed efficiente. Altrimenti le assicurazioni prenderanno il dominio e, come il famoso romanzo, il nulla avanzerà. Grazie dell'ascolto. Ringraziamo il professor Morosini, e però io aggiungerei una cosa: la lotta fatta, anche le manifestazioni fatte, hanno portato dei frutti, e quindi in qualche modo io ringrazierei chi l'ha fatta, anche perché io spero sempre il fatto che far sentire la voce da parte dei cittadini e della mancata soddisfazione sia una cosa importante e fondamentale, altrimenti dobbiamo solo rassegnarci a quello che decidono i politici. Comunque ci sono delle leggi, ci sono dei regolamenti che molte volte ci passano completamente sopra, che vengono poi firmati da alcuni sindacati, da altri no, e in qualche modo sono quelli che ci determinano quello che è la situazione attuale. Quindi passerei la parola a... Per dire, sono d'accordo e ringrazio perché se non ci fosse stato questo movimento di protesta non sarei venuto. C'era motivo che io venissi a parlarvi. Quindi voi avete iniziato una battaglia, io vi dico che forse la battaglia più grossa che si possa fare, avendo la sicurezza di vincere, è quella di cancellare la legge 13. Dopodiché continuate su piccole battaglie locali, ma ecco, non so che aiuto portarvi. Grazie di farle queste battaglie. Passerei quindi la parola direttamente al dottor Moretti, che ci darà anche delucidazioni sulle normative pure e cosa fare. Ma io mi scuso
se parlerò un po' forte, ma purtroppo sono un po' sordo e quindi non riesco a capire se parlo piano o parlo forte. Io sono un sindacalista e sì, avanzatempo faccio anche il medico, sono un ematologo, io lavoravo in ematologia col professor Lucarelli a Pesaro, quello che faceva i trapianti di midollo osseo, e ho fatto sempre sindacato fin da quando ero piccolo, che avevo i pantaloncini corti. Facevo sindacato anche quando stavo dai frati a Sant'Arcangelo e protestavo perché ci davano il formaggio avariato, e quindi ho organizzato la prima occupazione del convento dei frati nel 1969, perché io il 68 l'ho perso completamente perché ci facevano sempre pregare, e quindi io il 68, il sesso libero, quella roba lì, i figli dei fiori, proprio l'ho perso completamente. Ma io faccio un discorso che forse lui ha già sentito fare da me quando è venuto a Civitanova a un'assemblea così dei miei ragazzi, degli iscritti, dei medici iscritti al sindacato. Io ho l'abitudine di dire quello che penso e di fare sempre nome e cognome di quello che dico e di citare le fonti. Io della vostra proposta di salvare il punto di pronto intervento di Recanati mi sembra una grande stupidaggine, anacronistica e fuori dal tempo e fuori dalla realtà. Perché vi dico questo? E lui lo sapeva che se io venivo avrei detto questo a voi. Non è per disprezzare quello che voi avete fatto o che il vostro portavoce mi ha raccontato con tanta passione che avete fatto, ma voi avete perso il senso della misura. Cioè, voi non vi ricordate che qui nel vostro comune avevate gente che andava alla conferenza dei sindaci a dire che la proposta di modifica della legge regionale, la 1345, la 1219, della legge 13, andavano a votare ed erano d'accordo con i politici che venivano qua. Ma di che cacchio state parlando? I vostri sindaci hanno firmato e concordato queste cose. Nella seduta del 15 giugno del 2012, ho qui il verbale, c'era uno che si chiamava Carancini, che era il presidente della conferenza dei sindaci, c'era il comune Acqua Canina, Pignano, Belforte, Carnarola, Fier di Monte, Fiuminate, Cagliole, Guardo Loro, Macerata, Matelica, Monte San Giusto, Recanati, tutti. Sefro, Serra Petrona, Serra Valle, Visso, c'era Almerino Mezzolani, c'era il dottor Piero Ciccarelli, direttore generale di Macerata, c'era Giorgio Garaffa di Macerata, Enrico Bordoni, la dottoressa Cristina Menghini della direzione dell'Aria Vasta, e hanno preso la parola Comi, che è uno dei vostri che sta da questa zona qua, va a caccia in questa zona qua, no? Va a caccia di voti in questa zona qua, ok? Quindi lo conoscete, e hanno messo ai voti la proposta di ristrutturare gli ospedali, vi daremo di più, vi daremo di meglio, non vi preoccupate. E voi cazzo avete bevuto? Li avete votati? E mica li ho votati io, li avete votati voi.
E non mi dite che voi non li avete votati, perché se sono andati su, sono andati su con i voti, non è che sono andati su senza voti, sono andati su perché qualcuno li ha votati per interesse, per raccomandazione, per sistemare l'amico, non mi importa. Ma alla prova dei fatti, Comi aveva i voti, Busilacchi aveva i voti, quell'altra amica vostra, la Giannini, Giannetti, come cazzo si chiama? Ragazzi, di che cosa state parlando? Stiamo parlando di gente vostra, che vi ha fatto un progetto, un pacco si dice a Napoli, e che voi avete bevuto. Ora, quello che ha detto Rosini è perfettamente vero, è perfettamente giusto, c'era un modello. Qui hanno deciso di fare una cosa che è di costruire la casa dal tetto. Cioè, se loro vi avessero detto, guardate, ci sono delle normative nazionali che bisogna rispettare, perché le cose come si facevano una volta non vanno più bene. Una volta le potevi fare in un certo modo, oggi come oggi la sanità non la puoi più fare come 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa. Voi vi preoccupate perché non avete il punto di primo intervento. Ma cazzo, ma voi lo sapete che a Civitanova voi avete un ospedale con una chirurgia che non ha la guardia di notte? Non c'è il medico di guardia di notte! E voi vi preoccupate per il punto di pronto intervento? Ma siete normali? Voi siete malati! Ci avete una medicina che non ha la guardia di notte? E voi vi preoccupate per il pipì? Vi hanno tolto l'UTIC! E voi vi preoccupate per il pipì? Ma dove cacchio vivete? Hanno messo l'emodinamica! Sai quello che quando prende l'infarto ti mettono il coso qua, ti salvano entro 90 minuti? Ci sono due medici. La legge dice che deve essere garantito 24 ore su 24. Cacchio, ma come fanno in due a coprire un turno di 24 ore? Uno fa dalle 8 alle 14 e l'altro fa dalle 14 alle 20. E dalle 20 alle 8 chi c'è? L'infermiere. Ragazzi, ma voi non le sapete queste cose? Sai quell'altra cosa che si chiama, e lui è un professore universitario famoso, la trombolisi per quello che chiappa il coccolone, sai, gli si tappano i vasi nel cervello, che tu devi intervenire con un farmaco per sciogliergli i cosi, la stroke unit, c'è a Macerata, ma non è autorizzata. Come non è autorizzata? Eh sì, non è personale. E se vi chiappa un coccolone, che cacchio fate voi? Vi preoccupate del pipì? Per andare lì a fare il test della glicemia, se avete mangiato troppo poco? Ma voi non siete andati mai a un pronto soccorso a Civitanova, che tengono la gente in mezzo alla strada, sulle barelle, e vi preoccupate del pipì? Ma voi dovete fare la rivolta perché non avete un pronto soccorso. Bravo. E voi vi fermate a questo? Quindi io il problema ve l'ho inquadrato in una situazione più grossa. Oh, guardate che a Macerata non è che stanno meglio al pronto soccorso. Hanno fatto l'inaugurazione 3 volte, hanno messo Ceriscioli, è andato 3 volte, sono 3 mattoni, no? Prima inaugurazione, seconda inaugurazione, terza, ogni porta che apriva faceva l'inaugurazione. I letti senza infermieri, i letti senza portantini, i letti senza medici. Oh! C'è il guardone del pronto soccorso che va a fare il guardone per le guardie. Ma cioè, non so, noi lo chiamiamo guardone, non so voi come li chiamate, quelli che stanno sulle macchine, che guardano le coppiette, no? Noi li chiamiamo guardoni dalle parti nostre. Noi diciamo che in ospedale c'è un guardone del pronto soccorso. Ma sapete chi è il guardone del pronto soccorso? Quel povero disgraziato di medico, in genere sono in due, stanno in ambulatorio come dei negletti, dei servi della gleba, schiavi. Piglia, molla e va su a vedere quelli che stanno male. Ma la legge dice
che ci deve essere la morgue, la medicina di urgenza, e nella morgue ci deve essere un medico all'uopo dedicato, questo, che se c'è bisogno in reparto di medicina va su, ma non può essere il medico che fa la morgue, la medicina d'urgenza, perché se sei letti sette persone sotto le lenzuola che stanno male, come cacchio fa a lasciarli? Sì, li lascia, però se gli piglia un coccolone e stanno male, che cacchio fa? Il giudice cosa fa? Se tua figlia gli chiappa l'emorragia, se tua moglie gli chiappa uno sbocco di sangue, tu che fai? Tiri fuori la pistola e gli tiri, il minimo. E voi vi preoccupate del pipì del Santa Lucia? Ma cambiate fornitore, cambiate fornitore. Quindi il mio messaggio, che combacia perfettamente con quello che ha detto Morosini alla fine, è: noi abbiamo una legge nazionale che dice che dobbiamo ristrutturare e riconvertire gli ospedali, con quella noi dobbiamo fare i conti, non è colpa nostra se abbiamo le vallate, i fiumi che vengono giù per così, purtroppo i fiumi non vanno per così, nella pianura là vanno per così, da noi vanno per così, per fare una valle da andare da Fossombrone a Fratte Rosa tocca andare giù a Marotta, girare e andare su per Arcevia, non c'è un cacchio da fare, o mi buchi il monte. Se il presidente della provincia di Pesaro, Ucchielli, sapete quello tutto pelato che sembra Lenin, non l'avete mai visto, il segretario del PC, ogni 50 metri ha fatto una rotatoria, cazzo, noi abbiamo detto se invece di fare una rotatoria ogni 50-100 metri ci avevi fatto un tunnel, almeno andavamo sempre dritti. No, cosa voglio dire? Cosa vi voglio esprimere? Ci sono scelte di politica sanitaria. Qui Ceccarelli ha deciso di far costruire la casa dal tetto e poi dalle fondamenta, ma lo sapeva benissimo, perché era una cosa che gli permetteva di diventare direttore generale, di accontentare Spacca quella volta, perché c'era Spacca, e poi di accontentare Ceriscioli, che ha detto che lui se andava su faceva la discontinuità e ha ritenuto Ceriscioli. Cioè, tu il killer non lo mandi via, lo tieni, gli dici seriamente che invece di sparare a lui deve sparare a lui. Ciccarelli era la persona intelligentissima, capacissima, che ha avuto l'intuizione di fare la casa partendo dal tetto e non dalle fondamenta. La prima cosa che ha fatto, la 735, ha chiuso tutti gli ospedali per acuti, Tolentino, Recanati, Cingoli, Sasso Corvaro, Pergola, Fossombrone, Cagli, basta, faremo solo lungodegenze. E la gente ha beccato, ci ha lasciato le lungodegenze, Sasso Corvaro, sono tutti del partito, cazzo, ci ha lasciato l'ospedale, ancora c'era la scritta ospedale, come il vostro sindaco, lui gli frega solo che c'è scritto ospedale fuori. Non gli interessa cosa c'è dentro l'ospedale, non interessa nemmeno quello di Civitanova, non interessa nemmeno quello di Macerata, tant'è che vi ho raccontato come sono quegli ospedali e voi non ve ne rendete conto. Quindi la politica è stata sbagliata da lì. Lui non è che sbagliava nella ristrutturazione e nella riconversione di una rete ospedaliera, ma prima doveva fare un'operazione completamente diversa, doveva mettere a posto le lungodegenze, le potes, i ricoveri, le cure intermedie, le case della salute, chiamale come cacchio ti pare, tutti quei posti dove dovevi andare a mettere la gente. Se tu non facevi, dovevi mettere i cronici, non so, così mi capite quando parlo, perché io in genere ho questa capacità che mi faccio capire, quelli che non sono acuti, dove cacchio li metti? Se tu l'impostazione è che l'ospedale è per acuti e quindi ti servono meno letti perché tratti solo 2-3 giorni le persone e poi li sbatti fuori, ma li sbatti fuori dove? Devi avere il dove sbatterli fuori. Il problema dell'impostazione della 735, della 1345, della 1219, sono tutti nomi che sembrano complicati, ma non sono complicati, sono facilissimi, sono i numeri della delibera di giunta.
Nell'arco del 2013, 2014, 2015, quando lui doveva dimostrare che era meglio di Ruta, gli ha proposto questo a Spacca. Spacca mi ha detto: ma te Moretti non capisci niente, tu sei un peracottaro, tu mi hai detto che qui mi dovevamo assumere delle persone, che dovevo aprire le RSA, che dovevo aprire le lungodegenze, che dovevo te... cioè io a Tolentino lo facevo rimanere, ma gli davo una collocazione, una funzione per fare i cronici, le lungodegenze, le RSA, per prendere tutti quelli che scaricavo dall'ospedale. Una volta che avevo messo a posto questo, ma non con i medici di famiglia, che cacchio ci metto i medici di famiglia? Con tutto rispetto per i medici di famiglia. Tu la gente scompensata, malata, veramente li fai curare dai medici di famiglia? Ma ragazzi, ma... cioè, ma ragionate o non ragionate voi? La gente la fate curare dagli infermieri? Dai medici del distretto? Cioè da quello che fa la patente, da quello che fa la vaccinazione? Cioè il diabetico, l'iperteso, lo scompensato, il broncopolmonare, l'insufficienza respiratoria, l'ischemico, l'handicappato, da chi li fai guardare? Dai migliori medici, non da degli amministrativi che fanno le ricette. Cioè, ma mi capite quello che dico o no? Quindi quello lui doveva fare, non ti può operare Recanati, Tolentino, questa qui, prendendo la gente e non mandandoci né giovani, lasciandoci vecchi, quelli che andavano in fondo alla pensione. Guardate chi c'era qua, gente vicina alla pensione che non avrebbe detto un cacchio, che non avrebbe fatto un cacchio, che avrebbe fatto finta di fare opposizione perché intanto continuava fino alla pensione a gestire la sua clinichetta privata. Perché io il prosciutto negli occhi non ce l'ho, ragazzi, voi sì, ma io no. Voi sì, io non ho il prosciutto negli occhi, io non devo difendere niente, io dico solo la verità. E quello ha trovato un'autostrada spalancata davanti, nessuno gli faceva opposizione. Poco poco che uno provava a dire una cosa mi faceva fare la figura dello stupido davanti a tutti i segretari regionali, che dice: guarda, Ciccarelli me l'ha dimostrato Moretti. Te mi volevi far assumere 100 persone, guarda, lui sono andate via in 80, mi ha fatto risparmiare 8 milioni, questi qui hanno lavorato in 80 persone di meno, hanno ricoverato di più, hanno fatto più ambulatorio, hanno fatto più lastre, hanno fatto più tutto, quindi tu sei un peracottaro Moretti, perché se io stavo a sentire te come gestione sanitaria, tu mi avresti fatto spendere non solo 8 milioni in più, ma mi avrebbero lavorato di meno, perché così ragiona il politico. E noi medici, complici, noi abbiamo lavorato a gratis, ore e ore in più non pagate, che noi alla fine dell'anno ce le cancellano e te le tolgono. Non ci credete? Guarda che io dico solo la verità, non dico le bugie, io dico la verità. Ovvio, dopo ci sono anche i medici che non capiscono un cacchio, che stanno lì giusto a leggere il giornale e non fa niente, ma io sto parlando di quello, io sto parlando della stragrande maggioranza delle persone che lavorano in ospedale, che si fanno un mazzo così. Gli infermieri sono tutti schizzati di testa, i portantini, in antropoti, tirano il piatto con le vivaie a spon, non ce la fanno più. Ma anche la gente che va al pronto soccorso o che va in reparto, una volta mi dicevano: dottore, buongiorno, come sta? Cosa ha fatto? Le posso offrire un caffè? Oh, forza, è dalle 8:30 che io sono qui, ti sbriga? E ti stai lì, cazzo, e mi hanno messo 40 persone, sotto uno avanti un altro, la sapete la barzelletta quella delle galline, no? Scusa Carlo, no? Non la sapete, vero? Quindi questo è stato il vostro problema, che Ciccarelli ha trovato un'autostrada spalancata, nessun politico gli ha detto nulla, ha smantellato completamente tutti i piccoli ospedaletti, d'altra parte ha potuto dimostrare che non servivano a nulla,
perché chi si va a far curare in un ospedale come il vostro? Uno malato di mente. Non c'è la qualità della cura nemmeno a Civitanova, nemmeno a Macerata. Ma avete letto sui giornali? Siamo il polo onco-ematologico. Quale polo onco-ematologico? Che polo onco-ematologico? Che c'è quel povero Centurioni che fa l'ematologo di nascosto? No, perché fa la medicina, ma cura gli ammalati ematologici. L'oncologia? Salgono sulla diligenza tutte le mattine, il primario con i medici, e vanno a fare il giro a Civitanova, a Macerata e a Camerino. Ma ragazzi, ma si fa così l'ematologia? Come il Far West? Salendo sulla diligenza, andando un giorno qua, un giorno là, un giorno là? I medici, sto parlando. Prendi i medici, li metti in un reparto, li metti a Macerata, 8 medici, fanno un reparto, tu ti ricoveri, stai lì, fai la ricerca, fai le pubblicazioni, fai un'ortopedia qui, un'ortopedia qui, un'ortopedia là, fai 3 otorino qui, 3 otorino lì, 3. Ma ragazzi, di che cosa stiamo parlando? È mancato completamente una visione reale della società. E in quell'epoca storica lì, se voi vi ricordate, andate indietro con la memoria, Teceri ancora, il 12, 13, 14, non sentivate parlare mai di ospedale unico, di costruzione del nuovo ospedale. Adesso lo sentite dire, perché quella volta non gli faceva comodo a lui parlare di ospedale unico, perché se avrebbe parlato di ospedale unico quella volta, gli si sarebbero rivoltati addosso quelli di Camerino e quelli di Civitanova. Quindi lui cosa ha fatto? Ha fatto morire per soffocamento, senza carta igienica, senza carta per gli elettrocardiografi, senza fare i sostituti, senza dare gli infermieri. E cos'è che mi dice? Chi è che me lo diceva prima lui? Dice, ma i parti di Fabriano erano 700, adesso sono andati a 300. Per forza, non gli dai l'anestesista, non hanno il pediatra. Chi cacchio ci va a partorire a Fabriano? Le nigeriane, le colombiane e quella gente lì? Te, tua figlia, tua moglie la porti a partorire a Fabriano? Ma ragazzi, ma no. Prendi, la porti ancora. La gravidanza a rischio la porti lì. Cosa voglio dirvi? È stata impostata male completamente la cosa. Quindi effettivamente, se il concetto che diceva Pierpaolo di lavorare facendo anche ricorso al TAR sulle violazioni della legge 13, non solo che i consiglieri regionali devono modificare la legge 13, ma anche denunciare tutte le storture. Voi state facendo in tutta la regione ASUR riconversioni, ristrutturazioni illegali e illegittime, perché ancora nell'atto aziendale esiste l'ospedale di Recanati. Giuridicamente voi esistete. C'è un atto amministrativo che dice che non esiste l'ospedale di Recanati, ma è una delibera di giunta. Ma l'atto aziendale, quello della 502, della 517, ancora parla di unità operativa, parla della medicina di Recanati. Ma certo, se posso intervenire. C'è il professor Felici, che è un avvocato, che ha fatto ricorso al TAR su questa cosa. Ed è pendente il giudizio ed è probabile che vinca. Non vince, te lo dico, te lo garantisco. Perché tra le pieghe delle varie leggi all'interno della legge 13 è passato il discorso che la delibera di giunta può saltare il consiglio, quindi se la giunta delibera, quello ha valore legale. Sì, ma non dell'atto aziendale, non può l'atto aziendale, ancora una legge dello Stato che è superiore. L'atto aziendale è subordinato anche lui alla delibera di giunta regionale, quindi è questa la fregatura che hanno passato, hanno centralizzato tutto, il Consiglio non discute ma più. Ma è illegale, te lo spiego perché l'abbiamo fatto anche... È illegale, è l'articolo 5, l'indipendenza legislativa della regione.
regione in termini di sanità. Ma io ti dico che il nostro avvocato Faletti ha fatto ricorso perché il documento programmatico regionale previsto dall'articolo 1 del decreto ministeriale 70 non può essere sostituito da una delibera di giunta che è antecedente al decreto ministeriale 70, cioè la 1345, la 735, la 1219 sono tutte antecedenti al decreto ministeriale 70. Il decreto ministeriale 70 è una legge nazionale che dice che su tutto il territorio nazionale, in base al documento programmatorio regionale, devono essere garantiti questi livelli. Questo la Regione Marche non l'ha fatto. Noi stiamo lavorando su questo, cioè ci stiamo battendo per scardinare il sistema dall'interno. Ho mandato numerosi articoli, numerose comunicazioni alle forze politiche, ma non è che Paolo c'hai gente che sa fare opposizione, oggi non saprei a chi rivolgermi. In regione. Cerchiamo anche di far capire l'uditorio. Cosa ha fatto la Regione Marche? Ha deciso che il Parlamento, è vero che non conta niente lo stesso, che il Parlamento non conta niente perché tutte le decisioni con valore di legge, indipendentemente dal voto del Parlamento, sono deliberate dal Consiglio dei Ministri. Questo ha fatto la Regione Marche. Ha deciso che la Giunta regionale delibera senza portare in consiglio e senza avere il voto del consiglio. Fatta questa manovra che è passata in silenzio, della quale non si è accorto nessuno, e siamo nel 2009, a un certo punto è venuto tutto facile, altro che autostrade. Non c'è stato più verso. Posto vi dico, l'unico mezzo è cancellare la legge 13. Su questo che bisogna andare il problema è con chi farlo. Quindi la vostra protesta ha un grosso merito dal punto di vista culturale e politico, perché esprime il desiderio e la volontà di una fetta della popolazione di non accettare delle decisioni o delle valutazioni o delle impostazioni giuridiche che ritiene sbagliate. Però dovete sempre tenere presente che la vostra battaglia non può essere rivolta solamente alla difesa del vostro ambulatorio, perché il problema è più grosso. Quindi questo non vuol dire che non dovete fare la battaglia per il vostro ambulatorio, per le vostre cose così, ma dovete guardare anche alle cose ben peggiori che vi stanno addosso, che il problema non è che non avete il punto di più vicino per andare lì se vi slogate il braccio o se vi capita un infarto, non andate al PP di Recanati, vacca boia, speriamo che vi chiappa per strada così vi portano in ospedale. Cioè, non so se mi sono spiegato bene quello che voglio dire. Sperando di andare in un ospedale, ti ho detto, dove c'hai una cardiologia che c'ha un'emodinamica, perché se vai a Civitanova non c'è l'emodinamica. Allora che cacchio te ne fai di un PP? Cioè ti chiappa un coccolone e te ti fai portare a Santa Lucia? Prendi tua moglie e la porti lì? Ma ragazzi, cosa dici? Se non hai niente. Non so. Allora il problema è come organizzare il tutto. Cioè il punto di pronto intervento deve essere dotato di medici, attrezzature, strumentazioni, linee, computer, elettrocardiogramma, sistemi, cioè, ma avete capito? Cioè ci deve essere un qualcosa che ti permette di intervenire su quel malato acuto lì, perché se no così, cosa fai? Lo guardi? Vogliamo sentire un attimo? Prego, io ho finito. Prego parlare, perché sì. Mi sembra che fatto una conversazione dal professore Rossini, cioè non lo posso dire, ma il discorso
qui nelle Marche siamo in tutti la popolazione, quanto facciamo? Un milione e qualche cosa? Qui nelle Marche? Gli abitanti? 1.400.000. Ah, 1.300.000, 1.000.000. Allora, volevo soltanto dire questo. Per avere un ospedale efficiente qui nelle Marche, qual è? È quello di Torretto d'Ancona. Quando io sto male, anziché andare a Civitanova, visto che sto qui a 30 km, vado ad Ancona. Bravo, quello che dicono loro. Cioè, non ho capito, eh? Che inutile che noi ci stiamo girando attorno. Civitanova, Macerata. Bravo. Tra 10 anni faremo l'ospedale alla Pieve, perché l'algoritmo ha detto che la Pieve è la zona più vicina. Ma allora, scusate, voi fate tutti i bei discorsi, però noi come cittadini, quando dobbiamo andare in un centro valido qui nelle Marche, dove andiamo? Andiamo ad Ancona. Mi pare che si sta spostando tutto quanto su Ancona e su Pesaro. Fano e Pesaro. No, Fano l'hanno sbancellato. Qual è? Voglio dire, noi stiamo... Fano, Toto, cardiologia, UTIC, pronto soccorso e anestesia. Ma noi stiamo a 30 km da Ancona, eh? Io quando devo andare a Civitanova a Macerata, ci metto lo stesso tempo che andare ad Ancona, più o meno. È cioè, quello che dice Ceccarelli. Come? No, voglio dire, è inutile che io vada a perdere tempo a Civitanova o a Macerata. Vado direttamente ad Ancona, che è un centro che funziona. No, tu devi avere, Ancona, no, come diceva Paolo, tu devi avere, scusa se ti interrompo, non lo so. Tu devi avere un punto di riferimento sicuro e certo. E qual è il punto di riferimento? Macerata, all'ospedale di Macerata. Ma se lei sta dicendo che pure Macerata non funziona e Civitanova non funziona. Ma non ho detto che perché non funziona, io ti ho detto la realtà, perché loro per motivi politici lasciano ancora in piedi Camerino e lasciano ancora in piedi Civitanova. Se tu facessi un ospedale come Torrette a Macerata, te vai a Macerata, non vai Ancona. Ma guardi che andare a Macerata o andare ad Ancona non è che cambia molto per noi. Ma lascia stare. Per noi che stiamo qui tra Recanati, Loreto e Coso, cioè cambia quasi niente. Anche lo stesso distretto telefonico, noi siamo sotto il distretto telefonico di Ancona. Cioè, voglio dire, la nostra disgrazia allora è il fatto che siamo divisi tra la provincia di Macerata e Ancona? Cioè, non so, io guardo i fatti concreti, non so. Questa è la mia espressione, non so, senza... Non esiste solo. Com'è? Sì, però... Esatto. Sì. Che so, l'ospedale, la prevenzione e la psichiatria. Quindi non mi fermate soltanto le specialità ospedaliere, perché è inutile avere un buon ospedale se poi manca la continuità, perché non c'è un buon... Non sai dove mandare le... è quello che dicevo. No. Cioè. Allora, il problema dell'ospedale va bene, però non è che la sanità può essere solo ospedalocentrica. Ci sono 4 gambe, tutte globalmente importanti, tant'è che l'ospedale consuma il 42% dell'investimento che viene dato alla Regione Marche. Il territorio ne consuma il 51, quindi vedete quanti servizi di più offre il territorio rispetto all'ospedale, la prevenzione il 5% e la psichiatria il restante. Il 2%, il restante, questa è la suddivisione. Ma voi pensate che si possa fare una sanità senza psichiatria? No, siete fuori dal mondo. Voi pensate che si possa fare una sanità senza i medici di medicina generale? Impossibile. O i specialisti ambulatoriali? Impossibile. Il problema è che da parte vostra, questo che vi facevo vedere, c'è questa idea che l'ospedale c'è la buona sanità, tutto il resto non serve a niente, e non è così, non è così. Prendo un attimo la parola su questo. Abbiamo visto qual è veramente la realtà, e questo non vuol dire che la lotta non è servita, no, serve, perché in qualche modo, proprio perché è tragica la realtà, e è giusto quello che diceva Moretti, si è partiti un progetto che parte dal tetto e poi forse vedremo le fondamenta. Il problema è se
riusciamo a costruire una casa dal tetto, sinceramente questa sappiamo che praticamente crolla, come sta crollando la nostra sanità marchigiana. Quindi in qualche modo quello che noi come cittadini possiamo fare non è certo che possiamo modificare le leggi, né possiamo molte volte anche comprendere tutte le leggi, perché ci passano poi sempre in periodo estivo per, natalizio. O natalizio, sempre sopra la testa. Quello che possiamo fare è quello di chiedere ai nostri governanti che in qualche modo prima di tutti esistiamo come cittadini e quindi non possono fare le cose sopra di noi, e che in qualche modo non stiamo zitti, non stiamo piegati a prendere solo le bastonate, ma facciamo sentire la nostra voce e facciamo sentire che abbiamo capito che non c'è nessun programma su questa sanità marchigiana e vogliamo veramente una chiarezza e un buon programma per la nostra sanità, non una sanità improvvisata. Consideriamo che quello che stavo dicendo, è partita la Casa della Salute con 139, sì, però la definizione è questa qui, la determina, la determina 670, è stata scritta, è stata firmata il 15 novembre 2017, dopo in qualche modo che era partita, dopo due anni. Allora cosa vuol dire? Che tutto quello che vediamo è solo improvvisato e noi come cittadini dobbiamo far capire che non ci stiamo più a una sanità improvvisata. Quando si chiedeva dei posti di intervento sicuri, non era solo il posto di primo intervento sicuro, ma una sanità sicura e ben progettata. E proprio per questo anche come comitato ci siamo in qualche modo avvicinati anche agli altri comitati dell'area vasta e stiamo cercando di costruire un qualche cosa che va al di là solo di quello dell'aspetto locale. Questo non vuol dire che abbandoniamo le necessità immediate, ma che oltre a queste necessità immediate e vicine ci sono necessità più grandi che vanno colmate, ma questo non solo con i recanatesi, non solo con le persone vicine, ma anche con tutti i cittadini, con tutte le realtà di tutta la nostra area vasta. Quindi vi ringrazio per quello che è stato fatto sino ad oggi, però a mio avviso voglio dire pure che questa è una partenza, non è un arrivo. Non ci dobbiamo accontentare, dobbiamo in qualche modo essere ancora tutti uniti e continuare a combattere su questo, se siete d'accordo. Anche perché tutti i consiglieri regionali sono tutti dalla zona vostra. Se qualcuno vuole fare qualche domanda, passo il microfono per qualche intervento anche da parte delle persone. Posso chiedere se... Io più che intervento vorrei fare alcune considerazioni dopo aver ascoltato entrambi. Nel senso che, allora, la sanità di tutti i giorni la vediamo, quella che è. Voi ce l'avete raccontata per certi aspetti, il sindacalista entrando più nel merito dei singoli problemi, il dottor Morosini ci ha dato una visione della sanità come dovrebbe essere. Io sono d'accordo su questo. Il dottor Morosini è stato anche un artefice della sanità perché ha gestito per diversi anni questa zona e probabilmente aveva già queste idee o l'ha modificata nel tempo, alcune cose l'aveva fatte in vista di questa sua visione della sanità, i quattro cardini, l'ospedale, il territorio, la psichiatria, però oggi di questi quattro non ne funziona neanche uno al meglio. Allora, i cittadini che fanno? Io già sono tra virgolette un privilegiato perché non sono un medico, ma ho lavorato in sanità per una 30 anni, anzi 10 ho fatto l'insegnante, quindi conosco l'ambiente, capisco benissimo cosa hanno detto entrambi, però tutti si debbono mettere nella testa del cittadino comune, che finché sta bene la sanità la vede da lontano,
quando stamane la tocca purtroppo con mano, anzi spesso con i piedi, perché la sanità spesso funziona con i piedi piuttosto che le mani. Quindi dire, io capisco il suo intervento, noi non abbiamo perso tempo nel chiedere la salvaguardia del punto di primo intervento. Come col dottor Morosini, lui mi conosce, io ho fatto sindacato, non a livello suo, ci siamo qualche volta anche pizzicati e scontrati, perché seppure io condividevo le cose che oggi ci ha detto, però siccome mi si sono biancati i capelli oggi, ma ce l'avevo già bianchi anche quando battagliavo con lui, e le cose che chiedevo, non è che le chiedevo perché fosse il meglio, perché siccome oggi ce n'ho 69, che la volta ce n'avevo una decina, 15 di meno, ma sapevo come funzionava il mondo, lei doveva rispondere alle sue idee, e non è che è piovuto dal cielo come direttore di questa zona, ce l'avevano nominato, quindi doveva rispondere chiaramente anche a chi ce l'aveva messo, quindi probabilmente cercava di barcamenarsi, lei si barcamenava in un certo modo, noi e i cittadini si barcamenano in un altro, perché spesso quando i bisogni non sono risolti, il cittadino, se ha bisogno dei 50, sa che deve chiedere 100, perché probabilmente 25 forse gli arriva. Quindi le richieste che si facevano forse erano eccessive, darsi, però se avevamo continuato a battagliare e avevamo l'ospedale, forse era troppo quello che ci avevamo, però mentre avevamo troppo noi avevamo un turno di anestesisti, perché battagliavamo perché non ci fosse portato via il materno infantile, perché il materno infantile presupponeva la presenza per forza di un turno di anestesisti, che era quello, dottore, per quei tempi che qualificava il pronto soccorso, quella volta si chiamava così ancora, perché tra tutti i medici quello che era, diciamo, il rianimatore, quello che sapeva affrontare le emergenze che comunque arrivavano al pronto soccorso, era quello. Quindi chiedevamo troppo, forse, ma perché chiedevamo troppo? Perché quei quattro pezzettini che lei ha detto non ne funzionavano, e purtroppo non ne funzionano neanche oggi. Per cui è chiaro che il cittadino che fa, siccome sa che quando sta male c'è bisogno, l'ha detto lei, no? Tempestività, efficienza, e inutile che gli andiamo a raccontare Macerata, Ancona, lui pensa che se c'è un punto a un quarto d'ora per qualcuno, o a 20 minuti o 30 per un altro, che ci trova un medico, e io alcune cose gliele riconosco, quando lei ha fatto il punto di primo intervento nostro, lei aveva messo in piedi due turni da 24 ore di 118isti, oggi non ce so più, oggi guardo al medico di medicina generale che fa un altro mestiere, non è che non sa fare il medico, fa il medico di medicina generale, ma se qualcuno lo vuole mettere all'emergenza c'è da sparargli. A chi? A chi ce lo mette? No, a chi ce lo mette? Voglio dire, quello che sta lì è un poro Cristo come quello che ci si rivolge, perché qualcuno mi deve spiegare, e dopo allora entriamo nel merito di quello che dovremo fare adesso a marzo, quando ci chiameranno. Bravo. A esprimere un ma è chiaro che arrivo lì, dove che arrivo, voglio dire, l'unica possibilità che c'è al cittadino, che è ora che si svegli, non di mettere quella famosa croce in base alle appartenenze, bisogna cominciare a metterle tenendo conto di chi si presenta sperando di conoscerli e di farci lì chiaramente cosa vuole fare, e se il giorno dopo che sta lì che non lo fa, sia che sia il sindacalista, sia che sia il direttore d'Aria Vasta, sia che sia chiunque, se non fa quello che ci ha promesso, bisogna prenderlo per la pelle del culo e buttarlo dalla finestra. Mi pare che più chiaro che così non si possa essere, no? Quindi... Voglio aggiungere su quello che diceva, che infatti la determina di novembre, del 15 novembre, sul PAT specifica una cosa che non era stata mai detta, però in qualche modo si ipotizzava, che il medico
che è il competente per il PAT, quindi quel posto di accoglienza, è il medico di cure primarie, parola che sta a significare il medico di medicina generale che ha accettato questa differente convenzione. E nel PAT non si mettono punti, non servono per altre cose, ma serve solo di appoggio per essere portato fuori. Stabilizzare il paziente. Quindi quello che si diceva, finalmente abbiamo una determina che specifica che cos'è questo fantomatico posto di accoglienza, però anche con delle criticità grassissime, quindi in qualche modo quello che diceva, questo aspetto di emergenza in qualche modo rimane sempre carente. Se posso aggiungere, il problema è che il pesce puzza sempre dalla testa. Nessuno qui ha parlato di università, cioè che medici escono dall'università e che cosa sono in grado di fare? Dice, questa è una gran bella domanda. Perché? Perché da come avete capito, quelli che i capi clinici ammessi dai politici insegnano. E questo è il problema, ma il punto... Non sono i più bravi medici sul mercato, sono quelli che ci hanno la tessera giusta. Sì, però a parte questo che ormai è la gangrena dell'Italia, non è un problema. E questa è la gangrena dell'Italia e non so chi la guarirà, però il punto è che la sanità, voi avete visto come cambia, come vi scorre sotto le mani, voi la percepite come utenti, ma credetemi che cambia anche nel modo di gestire e di fare i servizi. Quindi noi abbiamo un'università statica che prepara i medici sempre allo stesso modo e li manda su un territorio che non conoscono, che nessuno sa come funziona e come funzionerà. E questo è il punto grave anche della questione, cioè c'è un problema di preparazione fondamentale a gestire la salute là dove la salute si fa. Quindi nei territori, negli ospedali, non si fa all'università la salute. Altre persone? Okay. Salve, innanzitutto vi ringrazio perché mi avete fatto preoccupare. Siccome io soffro di attacchi di panico, da oggi soffrirò ancora maggiormente di questa patologia. La cosa assurda però non è tanto che io credo che nella sala di tutto quello che avete detto, sia da quello che ha detto lei dottore o di tutte queste mancanze che ci sono nei vari ospedali, credo che il normale cittadino non conosca nulla di quello che aveva detto, eravamo all'oscuro di no, tutto. No, ci sono articoli di giornale. Sì, però io credo per alzata di mano non so quanti sapevano di queste cose, io credo che magari se ce n'è uno è tanto. E dunque vuol dire che è ignoranza nostra e dunque anche colpa nostra che ci dovremmo informare. Ma la cosa assurda secondo me non è tanto che il cittadino non lo sa ed è sbaglia a non informarsi. Oggi c'è una bella sala piena, dunque c'è un bel gruppo di persone che potrà uscire da qui e dire agli altri guardate che ci stanno prendendo per il culo. La cosa drammatica secondo me è che è la politica e chi ci governa a livello regionale, ma anche quelli che fanno opposizione. È qui la cosa assurda, perché chi ci dovrebbe difendere e tutelare, sia da una parte a destra, sopra, sotto o a sinistra o al centro, dovrebbe tutelare i cittadini e dovrebbe sapere e conoscere a mena dito tutto quello che avete detto. Almeno credo. Sapere che a Civitanova c'è questa mancanza o che a Macerata c'è quest'altra cosa qua che non funziona. Chi lo deve sapere? Lo deve sapere il cittadino o lo deve sapere chi ci deve tutelare e chi deve prendere le decisioni? Allora io, siccome parlavate prima che a marzo si andrà a votare, io quando vedo le tribune politiche, quando intervistano i politici o si parla di programmi elettorali, ma è possibile che voi non andate mai a fargli queste domande ai candidati? Tu candidato del partito, vai lì,
a marzo verrai eletto, se vieni eletto leverai questa famosa legge 13, tu lo sai che Civitanova manca questo, tu sai che Macerata manca quest'altro, perché sennò ci rimandiamo a prendere altri 13.000 euro al mese e non risolviamo mai niente, e chi se la prende nel culo siamo sempre noi, scusate le parole. Sono d'accordo con l'ultimo intervento. Lei ha detto che è stata smantellata quella sanità, no? Però il problema è nostro, qui dentro penso, fra tutti noi. Quanti dentro di noi non tifosi del Milan, dell'Inter, perché la politica è diventata Milan-Inter, uno è di destra, un altro non si sa più quello che è per la sanità veramente pubblica? Io l'ho rinunciato. È per veramente la sanità quella che diceva lei? No, penso che non ci dividiamo su questo. Quello perché ci sta un fanfarrone di Arcore che gli racconta cose e va dietro a quello, quell'altro perché c'è quello di Firenze, ma nessuno siamo rimasti a difendere la sanità pubblica come l'acqua pubblica, certi servizi sono pubblici, deve essere. Allora faccio qualche esempio. Chi è che ha protestato per la convenzione che Villalba assumerà 110 dipendenti con un ospedale che sorgerà a 500 metri? I nostri anziani devono morire a Villapini. Per quale scelta? No? C'è qualcuno che si è posto il problema che si sta prendendo tutta la sanità pubblica? Ma destra e sinistra sono tutti d'accordo, sono tutti d'accordo per la sanità pubblica. Anche qui dentro, indirettamente, parecchi avallano perché non se ne rendono conto, giusto? O non si vogliono rendere conto che ci stanno portando via la sanità pubblica per favorire quella privata. Non serve Villa, perché devo fare la convenzione? Lei ha amministrato, no? Perché devo fare convenzione con Villapini o con Santo Stefano? Quei servizi non posso darli col pubblico? La sanità privata dovrà servire per un servizio che non riesco a dare col pubblico. Ma l'analisi fatta al Santa Lucia sono diverse da quelle che fa il privato del PD? Dentro il privato del PD c'è mezzo ospedale di ex dipendenti. Giusto? Allora io per disgrazia, forse capisce che non vorrei che sia stato lei uno di queste scelte, lei sa che in Macerata abbiamo avuto la pette perché una parte politica si è impuntata, perché altrimenti andava tutto in Ancona, che è pure quello che tutto Torrette, Torrette non è il paese del Bengodi, perché è sovraffollato, allora bisognava decentrare. Il mio voto è stato decisivo per la petta a Macerata, giusto? Contro la volontà del mio partito, sono andato in disgrazia, potevo stare più ai vitalizi, non mi importa niente, però la vita, ma la cosa, poi non vorrei che questa scelta poi l'ha fatta lei. No, no, aspetti. No, no, ma adesso vi faccio un esempio per capire le scelte, no? Come è stato nominato lei? Lei non è stato nominato per grazia divina. Io penso che dovremmo chiamare i svedesi per far nominare i nostri direttori sanitari, perché altrimenti c'è quello che diceva, quello che mi ha preceduto. Allora, per disgrazia, quella petta mi è servita, giusto? Sono arrivato pure, dopo non abbiamo risolto niente perché non basta i soldi per risolvere certe malattie, all'ospedale ebraico di Parigi, sa che è uno dei migliori che c'è in Europa, vero? Allora quando gli dice qui lei deve rifare la pette, dico allora la faccio a Macerata. Dice guarda signore, a Macerata c'ha il macchinario più
moderno in quel momento, ma chi lo dirige non ci capisce un cazzo. Come è stato nominato? Non si poteva prendere, ma ha detto vai a Milano, al centro tumori di Milano, perché c'hai macchinari più obsoleti, ma c'è un personale migliore. Allora non bisognava prendere uno, il vice primario che mandava la pette all'oncologico, lo mette a Macerata e non metterci uno targato politico? Nel 2007 c'era lei? No. No, sono venuto nel 2007. Dopo, nel 2008. Questa scelta, il primario, quello che ha mandato la petta. Io vorrei che sia chiaro, io sono venuto nel 2007, nel 2010 mi hanno mandato. Sì, perché? Perché facevo cose. Va bene, però. Perché? Però lei aveva una piccola autonomia, però chi l'ha nominato. Chi ha nominato gli diceva quello che doveva fare, nel senso, io invece adesso se andassi io a governare, a lei ce lo metterei per riportare tutti i servizi al pubblico, perché ha le capacità, perché capisce, ampio mandato per riportare tutto nella sanità pubblica, non fare le convenzioni. Quanto abbiamo dato, signor Moretti, alla sanità privata? 10 milioni, quanto gli abbiamo dato ultimamente? No, meno. Raddoppiato con pochi anni? Solo in questa Santo Stefano. Allora il Santo Stefano elegge, quando ero consigliere provinciale ha eletto il consigliere regionale. Senta, da voi. Santo Stefano elegge i sindaci, i consiglieri regionali, provinciali, capito? Lo pagavo tutti gli anni. Il Santo Stefano di Civitanova, per la gestione dei figli monici che lui fa, prende oltre 30 milioni l'anno. Ecco. Allora. Che prendesse anche di quelli di Sasso Corvaro. Dopo la regione gli dà tanti soldi per gli altri servizi. Allora a Civitanova, quando dimette i poveri anziani in fin di vita, perché li manda a Villapini? Quanto paghiamo per farli morire a Villapini? Non può stare dentro l'ospedale nostro, l'ex ospedale nostro? È una scelta politica questa, perché ai dottori devi dire non lì ma a Recanati. Manco quello possiamo fare più? I servizi che dà il Santo Stefano, eccetto poche cose quelle su quelli che sta in fin di vita, no? Penso che la sanità pubblica, i nostri ex ospedali, può farvi tutti quei servizi lì. Perché devo dare la convenzione? Allora, siccome si è fatto un po' tardi, però è qui il problema. Siamo per la sanità pubblica o ci va bene pure quella privata? E il 4 marzo per Mila Inter voteremo. Allora, Milan. Io ringrazio a tutti i presenti perché oltre alla partecipazione hanno anche lottato insieme a noi e spero che lotteremo ulteriormente insieme. Ringrazio il professor Morosini per tutte le cose che ci ha illustrato, cose belle. Anche le cose belle, oltre che anche purtroppo le cose brutte che ci sono. E ringrazio anche il dottor Moretti, che anche con polso abbastanza provocatorio però in qualche modo ci fa svegliare su quello che è la nostra realtà. Quindi vi saluto, vi faccio buon Natale, ma un Natale che sia veramente una rinascita per tutti, soprattutto come rinascita per quella che è la nostra sanità marchigiana. Grazie a tutti. Grazie. Grazie.